cavese ancora sfortunata ad Agropoli, da dove è riuscita a portare solo un punto negli ultimi tre precedenti. Si trattava di uno spareggio playoff in cui la squadra che avesse vinto si sarebbe rilanciata e quella che avesse perso sarebbe rimasta fuori dalle prime cinque. Più pimpante e brillante l'Agropoli di Pirozzi rispetto a una cavese che ha cercato essenzialmente di giocare in attesa e di ripartire. Molti giocatori bianco-blu però sono praticamente mancati e hanno subito la maggiore intraprendenza, oltre al ritmo dei padroni di casa, i quali, fissando il risultato finale sul 4-2, sono passati al quarto posto scavalcando il Torrecuso. Partono subito decisi i cilentani, che attaccano spesso con gli esterni e impediscono ai metelliani di fare il loro gioco. Al primo minuto, su un cross di Ragosta, il portiere Capozzi, tesserato pochi giorni fa dalla Cavese, non interviene, ma anche Tarallo e D'Avanzo graziano la retroguardia aquilotta. E ancora al sesto minuto l'insidioso Ragosta viene lasciato libero di andare alla conclusione, ma non inquadra lo specchio. Al ventesimo assist di Tarallo per Cascone, che tira, il pallone finisce però alto. La Cavese, schierata da mister Chietti con un 4-3-3 molto attento, però fallisce l'occasione del possibile vantaggio. Al ventottesimo Pisani si viene a trovare in posizione regolare davanti a Carezza, ma si fa respingere la conclusione. Ma nel corso dell'unico minuto di recupero decretato dall'arbitro Schirru di Michelino, la Cavese passa. Scognamiglio tocca il pallone con il braccio e provoca un calcio di rigore che De Rosa trasforma con sicurezza. Nella ripresa l'Agropoli accelera ulteriormente il ritmo e dopo 6 minuti va a segnare il gol del pareggio. Punizione di Ragosta che si infila nel 7, nulla da fare per Capozzi. Il portiere metelliano salva sulla conclusione di D'Avanzo al 12esimo, ma il signor Schirru decreta un altro rigore 2 minuti più tardi a favore della Cavese. Il giocatore atterrato è Manzi. L'esecuzione sempre di De Rosa. 2-1 per i biancoblu. Ma l'Agropoli non si abbatte mai, continua a aumentare i giri e al 23esimo Ragosta approfitta di un buco della difesa della Cavese per calibrare il pallonetto che vale il 2-2. Il terzo gol cilentano arriva pochissimi minuti più tardi, cross dalla sinistra sempre di Ragosta e colpo di testa vincente di Tarallo. La reazione della Cavese è poco convinta. Ma al quarto minuto di recupero l'Agropoli ha ancora energie per colpire la difesa ospite e Ragosta, imbeccato ottimamente da Tarallo, realizza il 4-2 definitivo. Battuta d'arresto pesante per la Cavese in zona playoff, il campionato non finisce oggi, ma recuperare diventa ora più complicato. Metelliani solo sesti in classifica per il momento. Sono pesanti oggi. Ma è una sconfitta pesante, però penso che la partita ce la siamo giocati, non dico alla pari, perché comunque dobbiamo essere onesti, loro sulla carta sono una grossa squadra, una grande squadra costruita per vincere e penso che ci hanno messo non poco in difficoltà. Noi abbiamo fatto un primo tempo, penso, ottimo, dove siamo ripartiti bene. Loro hanno avuto più possesso, però le azioni più clamorose le abbiamo create noi e poi abbiamo avuto la fortuna, la bravura di andare in vantaggio e siamo stati ripresi, siamo di nuovo andati in vantaggio e poi cosa vuoi dire, il calcio di punizione che secondo me non c'è, perché era un fallo al contrario, per di più ammonizione, e poi quando fa un gesto tecnico dal limite dove penso che il portiere non ci poteva fare nulla perché ha fatto un grande calcio di punizione. Poi dopo loro hanno preso coraggio e hanno dimostrato il loro valore e
ci hanno creato tanti problemi. Noi abbiamo, penso che poi abbiamo comunque cercato di ritornare in vantaggio, poi purtroppo abbiamo preso il terzo gol che ci ha tagliato un po' le gambe e niente, bisogna essere onesti e dire la verità che è una squadra, questa è una squadra, penso, una delle migliori del campionato, perché onestamente ho visto una buona squadra. Non ci dimentichiamo che hanno fatto un girone di ritorno, penso, da alta classifica, e noi comunque stiamo attraversando un momento un pochettino così difficile, e nel calcio alla fine poi chi dimostra alla lunga di mantenere e di tenere sempre i nervi saldi alla meglio. Purtroppo noi siamo questi e stiamo facendo il nostro campionato, però è normale che questa partita noi ci tenevamo tanto, perché comunque ci potevamo rilanciare e rimanere nella quota playoff, però da domani imbocchiamoci le maniche e andiamo avanti consapevoli che noi possiamo fare meglio, come abbiamo dimostrato, però purtroppo quando vai in vantaggio, vieni ripreso più volte e poi vai sotto, non è facile per nessuna squadra. Penso che magari ai punti è stata una partita, secondo me, dove potevamo prendere qualcosina, però purtroppo accettiamo il risultato del campo e bisogna essere coerenti, e loro sono stati più bravi di noi. Mister, 8 gol subiti in 2 gare, dove c'è la fase difensiva, il problema della Gavese? Ma purtroppo i numeri dicono questo ed è un dato di fatto. C'era un portiere nuovo magari. Ed è un dato di fatto, sì, un portiere nuovo dove è stato impegnato non poco e ha fatto quel che poteva, però comunque mettiamo che è un giocatore che non giocava da tanto e magari è normale avere subito un impatto con giocare contro l'Acropoli di oggi. Non è sua facile. Ex squadra. Non è facile e niente, bisogna dire la verità, secondo me sono stati superiori sotto il profilo che hanno uomini che comunque fanno la differenza. Vedi l'Agusta, l'ho visto un ottimo giocatore, voi lo conoscete magari meglio perché ha giocato anche a Ma credevo era in forma da già da qualche settimana. Cosa si vuol dire? Bisogna solo accettare e cercare di uscire da questa situazione il più presto possibile e di tornare un attimino sereni. Scelte obbligate, quelle che l'hanno costretta a schierare, diciamo, non dal primo minuto quegli giocatori che invece avevamo visto dal primo minuto in campo in altre occasioni, tipo Contino o lo stesso Cosmo Palumbo? Ma scelte tecniche, abbiamo parlato di problemi un pochettino nella fase di non possesso. Oggi ho schierato una squadra più accorta e poi dopo mi volevo giocare, diciamo, le mie carte nel secondo tempo, però purtroppo non è stato così. Potevamo fare meglio, però penso che per 60 minuti, 70 minuti si è visto un grosso equilibrio, abbiamo mantenuto bene, siamo andati in vantaggio 2 volte e poi magari mi aspettavo qualcosina in più di quelli che sono entrati. E noi speravamo in una vittoria, adesso stiamo parlando di una sconfitta e niente, c'è il rammarico di non aver saputo approfittare magari di qualche ripartenza che abbiamo fatto anche in vantaggio, e purtroppo quando poi sbagli qualcosina poi le grandi squadre ti puniscono. Noi abbiamo sbagliato qualche ripartenza e magari anche presi da qualche episodio dubbio l'hanno messa dentro, poi è normale, stai sotto, cerchi di riversarti in avanti. Abbiamo preso il quarto gol a minuto e a tempo scaduto su una loro ripartenza, ci sta. Io dove
c'ho un po' di rammarico sul magari sul gol che abbiamo preso a pallonetto. Potevamo fare di meglio e purtroppo abbiamo sbagliato qualcosina. Il campionato a questo punto quale dovrà essere per la Cavese? L'obiettivo è sempre lo stesso, mancano penso 9, 8, una magari la vinceremo a tavolino, quindi con il Ragusa. Bisogna giocarci, ma adesso partita per partita ancora più di prima e tirare le somme alla fine e poi magari vedere cosa riusciamo a fare. Domenica è un'altra partita penso difficile, come lo sono tutte quante. Adesso bisogna un attimino lavorare un pochettino sulla testa dei giocatori, perché c'è un momento di alti e bassi. Oggi abbiamo secondo me fatto una buona gara, tutto sommato, però non è servito perché abbiamo perso, però dobbiamo ripartire dalle cose positive che abbiamo fatto e cercare di rimediare sulle cose negative. Grazie. Presidente.